possono essere naturalmente affinate, migliorate, ma su cui bisogna, penso, lavorare molto. Per quanto riguarda le acquisizioni attraverso le business combinations, l'acquisizione è individuale, cioè viene acquistato un brevetto, la valorizzazione del brevetto è molto semplicemente al costo, quanto è stato sostenuto in termini monetari o finanziari per acquisire quell'attività. Nel momento invece in cui abbiamo un'aggregazione aziendale, quindi si compra un pacchetto di attività, i principi contabili internazionali prevedono che a questa attività venga attribuito un valore identificando le singole attività. E qui, secondo me, un supporto alle regole contabili può venire proprio da questa iniziativa che parte, no? Cioè quello di andare a trovare, a definire delle metodologie al fine di valorizzare in modo per quanto più possibile oggettivo il valore delle business combination e quindi il valore delle attività immateriali che vengono acquisite attraverso operazioni di business combination. Per quanto riguarda invece lo sviluppo interno, e qui siamo ancora abbastanza in una fase critica. Perché? Perché, come è stato detto, per le regole nordamericane l'attività di ricerca e sviluppo interna all'azienda non può essere mai rappresentata come intangible asset, cioè finisce nel conto economico dell'esercizio in cui è sostenuta, quindi i costi sono spesati nell'esercizio e vanno naturalmente ad appiattire il risultato o a renderlo addirittura negativo. Molto spesso si vedono start-up che per un certo numero di anni hanno risultati profondamente negativi, poi nel momento in cui il prodotto arriva sul mercato finalmente hanno delle performance positive. Bene, per quanto riguarda i principi contabili internazionali questo è un po' diverso, le attività di ricerca e sviluppo devono essere classificate in fase di ricerca e fase di sviluppo, la fase di ricerca è imputata a conto economico, cioè tutti i costi sostenuti nella fase di ricerca sono imputati a conto economico. Per quanto riguarda gli investimenti fatti invece nella fase di sviluppo, questi possono essere capitalizzati, quindi rappresentati andando ad incrementare il valore patrimoniale dell'azienda. Per poter individuare qual è lo spartiacque tra la fase di ricerca e la fase di sviluppo, qui c'è una checklist ben identificata, che è quella che vi presento nella slide, che naturalmente è critica su determinati settori, biotech in modo specifico, infatti il mio lucido è proprio orientato a quella situazione delle aziende biotecnologiche e farmaceutiche. No? Intanto bisogna essere in grado di dimostrare la fattibilità tecnica di completare la ricerca, l'intenzione, quindi la volontà di portarla avanti, l'abilità, la capacità di poter utilizzare o vendere quell'attività, come verrà utilizzata, la disponibilità soprattutto finanziaria, quindi aver le spalle larghe per poter portare a termine la ricerca e lanciarla sul mercato. E poi un altro stimolo per questa iniziativa è valorizzare bene i costi che sono stati sostenuti per quanto riguarda l'attività di ricerca e sviluppo portata avanti. Tutto questo per poter iniziare a parlare di attività immateriali ai fini di bilancio, quindi investimenti in attività immateriali. Dopo, come devono essere rilevate, no? Quindi negli anni successivi. Beh, qui ci sono due modelli, il modello del costo, classico investimento, che poi trasferisce la sua utilità attraverso il consumo negli anni e di conseguenza un processo di ammortamento molto simile all'ammortamento che abbiamo sugli impianti, sui macchinari, sulle attrezzature e così via. Oppure un modello cosiddetto della rivalutazione o del fair value, cioè andare a valorizzare sistematicamente l'investimento in attività immateriali al valore di mercato. Principi contabili internazionali e naturalmente il board che li sta costruendo giorno dopo giorno, vedono però una criticità nell'utilizzo del fair value nelle attività immateriali e quindi subordinano la possibilità di valorizzare le attività immateriali alla presenza di un mercato attivo. E quindi anche qui lo stimolo per iniziare a definire dei mercati degli intangible, per quanto possibile, e naturalmente fornire anche supporto alla valutazione, per quanto possibile oggettiva, degli stessi.
In ultimo, e concludo, tutto quello che non può essere scritto nell'attivo di bilancio, quindi come investimento, deve essere rappresentato nelle altre parti, quindi nelle note e nella relazione sulla gestione. Questo è un comportamento però non standardizzato, o meglio, il bilancio è un documento che serve a informare gli stakeholder e di conseguenza serve a comunicare. Ci sono delle regole definite, ma poi ogni azienda ha un suo business specifico e di conseguenza deve avere lo spazio. Lo spazio è lasciato alla disclosure nelle note. E qui vediamo comportamenti estremamente differenziati tra settori, tra imprese, tra dimensioni di imprese, e forse anche in questo caso un contributo da parte dell'attività che parte oggi può essere significativo. Grazie.